Benvenuti nella fase 2 del progetto di Upgrade. In questo video vedremo come illuminare le carrozze di prima classe e ristorante del treno ICE 2. Nel video di oggi vedremo come montare l'illuminazione interna nelle carrozze di prima classe e analogamente sulla ristorante, in quanto sono molto simili, dei modelli ICE 2 prodotti dalla Märklin. Parliamo dei codici 36711 e 36712. La prima cosa da fare in questa operazione è aprire la carrozza. La progettazione di questi elementi ci viene in aiuto. Per aprirli, infatti, basterà andare a fare leva all'interno di questi spazi con un cacciavite. Si farà leggermente leva e vedrete che si andrà ad aprire questo mantice. Operazione che andrà fatta da tutte e due le parti. Arrivati a questo punto avremo la nostra carrozza che si presenterà così da entrambi i lati. Per aprirla basterà con le dita andare condensatore tampone, resistenza, striscia LED. L'accortezza però è che, data l'apertura della carrozza, la striscia LED la andremo ad incollare nel soffitto, tuttavia fra la striscia e gli interni, per permettere alla carrozza di venire aperta successivamente, andremo a inserire un connettore, ossia una cosa che si può staccare per poter aprire la carrozza senza dover dissaldare i fili. I materiali occorrenti saranno poi inseriti in descrizione, ma comunque qua ce ne sono alcuni. Troviamo il ponte di diodi, troviamo un condensatore elettrolitico da 25 V per 470 microfarad per evitare sfarfallie e falsi contatti, troviamo il connettore maschio e troviamo il connettore femmina. Questi due avranno la funzione di andare poi a incastrarsi così e permettere quindi anche di aprire la carrozza senza dover togliere tutti i fili. Troviamo poi i canonici fili rosso e nero, perché lavoriamo in continua, quindi polo positivo e polo negativo. Sì, stiamo parlando di corrente continua perché siamo dopo il ponte di diodi, quindi vuol dire che il segnale digitale è già stato trasformato in corrente continua. E poi troviamo una guaina termoindurente che andremo ad utilizzare sia nelle saldature che nelle giunzioni per evitare cortocircuiti. Ho proceduto col saldare due fili per ogni colore al nostro condensatore. I fili sono due perché uno andrà al ponte di diodi e l'altro andrà al connettore. Adesso vediamo come disporre i componenti nello spazio. In questo caso andremo a sfruttare
questa zona qua che è una zona bagno, tanto non si vede anche fuori i finestrini, sono molto più piccoli, per andare a inserire le varie componentistiche. Arrivati a questo punto ho poi saldato i fili provenienti dal condensatore al ponte di diodi, facendo attenzione a rispettare la polarità. Il nero è il meno sia del condensatore che del ponte, il rosso è il più di entrambi. Adesso, prima di procedere con le altre operazioni, attimo di pausa in cui incolliamo i componenti alla struttura per tenerli fermi e agevolarci le operazioni future. Sto utilizzando un pezzetto di plasticard come distanziometro fra i contatti e la parete. L'ultimo dettaglio è inserire il connettore maschio. Io in questo caso ho usato un JST PH a due poli. Ho scelto il PH perché, essendo più grande degli altri, è facile da gestire e rende la vita più semplice a livello di saldature. Volendo si potrebbero scegliere anche JST SH, che sono la stessa tipologia di quelli usati per i SUSY, però sono molto più piccoli, quindi la scelta sta al modellista. Adesso dobbiamo sostituire i ganci. Li sostituiremo con quelli del fratello AS1, perché dotati di contatto elettrico. Per procedere alla sostituzione dovremmo andare molto delicatamente a togliere questa molla, cercando assolutamente di non perderla. Possiamo metterla qua. Una volta fatto questo, per riuscire a sfilare il gancio dovremo andare a sollevare un'estremità facendo questo lavoro qua e sollevare anche l'altra, in modo tale da riuscire a fare ruotare il gancio in questa direzione. Così superiamo anche questo blocco e il nostro gancio dovrebbe riuscire a venire via. Cosa al contrario, cercando di infilare la guida andremo a reinserire quello nuovo. Il gancio nuovo è inserito. Adesso, con molta calma e soprattutto con molta precisione, dobbiamo andare a reinserire la molla. Una volta che siamo sicuri che la molla è a posto, la sostituzione del gancio è terminata. Adesso il gancio ha i suoi contatti e la stessa procedura dovremo farla anche dall'altro lato. Superata la fase dei ganci, dobbiamo pensare alle prese di corrente. Quindi andremo, facendo un po' di pressione sul perno centrale, a togliere il carrello dal lato dove avremo messo sopra i ponti di diodi. Il carrello, fatto così, lo andremo ad allargare sul lato per togliere uno degli assi. Per inserire la presa di corrente ci rendiamo conto che ha questi contatti verticali e dovranno andarsi ad infilare in queste fessure che vedete qua. Quindi, facendo passare il filo in centro e poi rinfiliamo l'asse. Nel momento in cui rimontiamo il carrello, facciamo passare il filo dal rispettivo foro e abbiamo così il nostro carrello che prende corrente. Arrivati a questo momento, procediamo con rimettere la placca degli interni sopra, avendo cura di far passare il filo marrone in questo foro qua. Fatto questo, noi avremo il nostro filo marrone che sbuca qui e lo andremo a saldare sul ponte di diodi. Adesso dobbiamo pensare ai fili che arrivano dai ganci. Per il collegamento elettrico ci rifacciamo allo schema dell'AIS 1, dove quindi con la locomotiva da questo lato la condotta di sinistra è di servizio, o meglio serve a portare il pattino della carrozza pilota qua, da questa parte di qui, alla locomotiva per l'inversione di marcia e l'inversione di pattino, mentre quella di destra, dove adesso non c'è ancora il filo, serve per le luci interne. Quindi cosa ho fatto? Il lato di sinistro è stato collegato direttamente balzando il ponte di diodi e adesso andiamo a mettere due fili che dal lato di destro scavalchino la paratia e vadano nel ponte di diodi, uno, l'altro scavalchi la paratia, arrivi da questa parte, superi la paratia a sua volta, torni indietro e vada nel ponte di diodi. Così le due estremità sono collegate. Ho messo l'altra linea, quella verde, va sul lato di destro, da entrambi i lati, e termina poi in questo pin qua. Subito dietro c'è il filo marrone che arriva dal carrello. Quindi la parte di alimentazione è completata,
Adesso dobbiamo installare la striscia luminosa sul tetto e poi finalmente assemblarla. Come ultima parte andiamo ad agire sul tetto della carrozza andando ad inserire la striscia LED. Ci servirà il connettore femmina, che in questo caso l'ho comprato già con i fili inseriti, evito l'uso di una pinza crimpatrice. Si può prendere senza fili e farselo in casa oppure comprarlo già fatto così. Usiamo una resistenza da 1 kOhm per 2 watt in modo tale che rimanga più fresca possibile, la nostra guaina termoindurente e la striscia. In questo caso utilizzo una 12 volt bianco giorno, bianco naturale, ossia sui 4000 Kelvin. Non voglio essere sul bianco caldo, che è sui 3000, perché la troverei troppo arancione, e neanche sul bianco freddo, che sarebbe troppo azzurro. Il passo per installare l'illuminazione comincia da ritagliare una striscia di plasticard della dimensione più o meno grande quanto questi supportini, per fare in modo di creare una superficie piatta nel sottotetto per alloggiare la striscia di LED. Ho tagliato più o meno della lunghezza degli interni, ricordandoci che ci sono delle paratie ai lati, quindi non possiamo andare troppo lunghi, e non sarà messo proprio in centro perché sul lato dovremmo mettere la resistenza. Compenseremo questo sbilancio mettendo la striscia non in mezzo a questo, ma sul lato di questo pezzo qua. La striscia cercheremo di farla lunga il più possibile quanto il pezzo di plastica per avere un'illuminazione uniforme. Ecco fatto. La andremo poi a inserire qui dentro, metteremo dei gocci di colla, io userò la colla vinilica per non essere troppo pesante, e l'effetto sarà poi questo qua. Come potete vedere, la luce più o meno è centrata nonostante il pezzo di plastica sia sul lato. Come dicevo, questa operazione la faremo perché andremo a inserire la resistenza di fianco così, adesso è soltanto per rendervi un'idea. Ho terminato i cablaggi, dal nostro connettore partono due fili, rosso e nero, il rosso finisce nella resistenza e dalla resistenza va al polo positivo, il nero finisce poi laggiù in fondo al polo positivo. In questo momento state vedendo questo accendino che lo sto usando come peso per tenere abbassato il filo nero mentre si incolla. Il lavoro qui sopra è terminato, non c'è nient'altro da fare. Il prossimo passo sarà quello di andare a unire i connettori. Eccoci al momento tanto atteso, non ci resta che connettere i connettori e andare a posizionare il tetto sulla carrozza. Chiudiamo, gli rimettiamo le sue paratie ed è pronta. Vediamola illuminata. La troviamo collegata al ristorante, anch'essa illuminata, ma non ridipinta negli interni. E la troviamo insieme alle pilota, a cui l'illuminazione è ancora quella vista nel precedente video, quindi con la striscia RGB. Andiamo. Vediamo che l'effetto RGB unito agli interni di colore azzurro fa un effetto bluastro. Nella ristorante abbiamo gli interni di colore azzurro unito a una striscia LED bianco neutro, la stessa utilizzata, ripeto, nella prima classe. E poi troviamo nella prima classe sempre una striscia bianco neutro, ma con gli interni ridipinti. Secondo me, rispetto al rosso iniziale, è un effetto decisamente più bello. Qui c'è la ristorante che tuttavia ha ancora gli interni azzurri. Verranno anch'essi ridipinti, però in un secondo momento. Ci tengo a fare ancora un controllo se da una visuale da sotto, cosa che su plastico non potrà mai verificarsi, però vogliamo essere scrupolosi, si vedono i fili. Direi che siamo abbastanza sotto e effettivamente si vede solamente un filo rosso. Ma ripeto, siamo in una posizione che è pressoché impossibile trovare su un plastico. Nella board restaurant invece non si vedono neanche quei fili. Vediamo adesso in funzione il condensatore tampone. Quando togliamo l'alimentazione vedete che la luminosità scende lentamente. La stessa cosa per la ristorante,
Non è così per la carrozza pilota. Bene, la fase 2 completata, vi ringrazio della visione.